dire chi se ne frega della mafia e dei mafiosi, della camorra e dei camorristi. Lo dico guardando avanti, perché il problema certamente è creare le condizioni perché chi sbaglia ne debba rispondere. Ma ci sono delle politiche sociali, dei percorsi di giustizia, il problema del lavoro, il problema della casa, le politiche giovanili. Non dimenticando le cose importanti e positive che si sono fatte, mi sembra corretto sottolinearle, le cose belle, bisogna fare di più, qui come da altre parti. Tutto questo erano le proprietà di Michele Zazza, detto Paz, uno dei boss più temuti della camorra. I box dove il camorrista aveva i suoi cavalli saranno trasformati in un caseificio dove verrà prodotta la mozzarella della legalità. Siamo di Libera e queste sono le terre di Don Peppe Diana. Quattro giorni prima di essere ucciso, una giovane giornalista chiese al giudice Borsellino se aveva paura. E lui rispose, fissando la fissa negli occhi, sì, ho paura. L'importante è avere tutti più coraggio. Io credo che sia importantissima la memoria quando si parla di mafia. Altrimenti non si riesce a capire come si fa a vivere ogni giorno sentendolo davvero sulla propria pelle, sentendolo come un colpo allo stomaco, avvertendolo come un fatto da cui assolutamente non si può prescindere. Qua siamo in una delle case di Brusca, quella dove è stato tenuto prigioniero per gli ultimi periodi e poi sciolto nell'acido Giuseppe Di Matteo, bambino di Altofonte, figlio di un pentito. È stato uno dei tanti casi di vendette trasversali. Hanno colpito il figlio per far smettere di parlare il padre. La mafia è come un cancro, che è un male che colpisce la Sicilia, ma non soltanto la Sicilia. La mafia che dava lavoro in queste terre, ovviamente quando poi queste terre vengono confiscate e quindi si ferma tutto, la gente comincia a pensare che la mafia dava lavoro, invece lo Stato no. E invece questa è una scommessa, perché adesso quelle terre che erano abbandonate, quindi che non davano più lavoro, adesso hanno ricominciato a dare lavoro. Essere consapevoli del fatto che si gestiscono delle terre o comunque dei beni, per cui ci sono state delle persone che hanno sacrificato la vita, che hanno lottato fino alla morte per poter ottenere quello di cui oggi noi usufruiamo, ovviamente ci carica di responsabilità. Quando abbiamo incominciato intanto siamo stati selezionati tutti disoccupati e non abbiamo avuto dei soldi per l'avvio dell'attività, quindi abbiamo dovuto autotassarci, cercare come reperire i fondi per sistemare le macchine, comprare attrezzature. Se abiti in questi paesi, ormai che ci sto da 4 anni anch'io me ne accorgo, a volte ti senti guardato diversamente, ti senti indicato. Lì dipende un po' da te, o te ne freghi e continui, oppure se la pressione psicologica è troppo alta, molli. Il loro atteggiamento è
quello di dire noi non esistiamo. Quindi quello che fanno accadere lo fanno accadere come, lo fanno vedere come un incidente. La legalità è un problema trasversale al nostro paese, non è recintabile in alcune aree geografiche, ma è un problema che ci appartiene veramente a tutti. Qui siamo in una bottega, la bottega dei sapori e dei saperi della legalità, dove si vendono prodotti realizzati da cooperative giovanili sui beni confiscati alle mafie, vino, olio, pasta, miele, peperoncino. E quando vengono i ragazzi qui a visitarla si rendono conto di tante cose importanti, come lo Stato c'è, si vede e c'è un'azione importante con la confisca, si strappano beni alla mafia e diventano anche produttivi per cooperative giovanili.